Tre under per il Rende, un difensore di spessore e qualità per il Cosenza, due nuove pedine in attacco per il Catanzaro, nessun movimento invece per la Regina. Con la chiusura ufficiale del calciomercato le rose delle compagini calabresi, vibonesi a parte, possono considerarsi complete. Tre i volti nuovi in casa Rende, tre under alla corte di mister Trocini. Si tratta dei fratelli bosniaci Andrei e Mihail Modic, entrambi centrocampisti, il primo classe 96, il secondo 98, che arrivano dal Milan. In prestito Andrei, a titolo definitivo Mihail. E del difensore classe 97, Antonio Calvanese, ex Aversa e Frattese, in Serie D, anche lui a titolo definitivo. Centimetri, esperienza, forza e personalità per la difesa del Cosenza. In rosso-blu approda a titolo definitivo il roccioso difensore Castriot Dermacu, proveniente dall'Empoli. Il classe 92 ha firmato un accordo biennale fino al giugno 2019. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Lucchese, con la quale ha collezionato 33 presenze. Dermacu inizia la propria carriera nella primavera del Sassuolo, per poi essere acquistato dal Melfi, squadra con cui milita per 4 stagioni e della quale diventa anche capitano. Al termine della propria esperienza in Basilicata, le presenze in giallo-verde saranno 104. Acquistato dall'Empoli, da gennaio a giugno 2016 viene mandato in prestito a Pavia, dove scende in campo 13 volte. In uscita invece rescisso il contratto con il centrocampista Marco Criaco, che saluta Cosenza dopo 4 stagioni. Colpi importanti anche per il Catanzaro, che corre ai ripari in attacco in attesa di notizie certe sulle condizioni di Infantino, ed ingaggia con contratto biennale l'attaccante centrale classe 90 Valerio Anastasi, proveniente dal Catania, squadra con cui ha iniziato la scorsa stagione per poi passare in prestito al Messina. Con i peloritani ha giocato 12 partite siglando 4 gol. Anastasi ha al suo attivo diversi campionati in Serie C con le maglie di Pistoiese, Mantova, Monza e Reggiana. Approda in giallorosso in prestito per un anno dal Foggia anche Antonio Letizia. L'esterno d'attacco, spesso schierato in passato anche in posizione centrale, aveva cominciato la scorsa stagione con i rossoneri per passare a gennaio al Cosenza. In rossoblù ha giocato 14 partite, siglando 3 reti. Nella sua carriera il classe 87 ha indossato anche le maglie di Reggiana e Matera. A dispetto delle previsioni, resta invece in giallo-rosso, almeno per il momento, Simone Icardi, inseguito da tanti club anche di categoria superiore. Tutto fermo infine in casa Regina, la rosa a disposizione di mister Maurizi resta quindi quella che ha iniziato la stagione.